Stasera i costumisti mi hanno messo il vestito a fisarmonica, vedi? Ah, vorresti fare una sonata, eh? Io posso sembrare così spregiudicata, ma a volte anche io ho dei pensieri molto profondi. L'altro giorno stavo a pensare che il tempo passa. Una volta quando avevo 20 anni mi venivano tutti dietro allo schioccare delle dita. Mo' a 50 mi vengono dietro quali, però allo schioccare da asciatica, mortacci. Però tutto sommato, sapete, non è male essere una MILF, perché io sono una MILF. Sapete il significato di questo acronimo MILF? MILF sta per Mother I'd Like to Fuck. Cioè madre a cui si darebbe una ripassata. Ma no con i broccoli in padella, proprio. Solo, cari miei, che non è sempre facile, bisogna stare al passo, la concorrenza è alta, bisogna adeguarsi, è una battaglia oggigiorno per una femmina come a me. Più che altro perché bisogna adeguarsi a quello che i social te dicono, no? Oggi ci sono le influencer, ci sono le blogger e da un po' di tempo si comincia a parlare, anche io l'ho escogitato, questa moda del fit check. No, non è una sarsa pesa la melle, ma la signora, un attimo. Il fit check praticamente è quando tu praticamente crei un tuo modo di vestire con vestiti, diciamo così, contemporanei, no? Tu ti vesti in maniera, però coi vestiti di una volta, fit check, che una volta si diceva svuota cantine, no? Adesso. Allora dico, vabbè, io volevo uscire per rimorchiare il mio toy boy, perché io sono a MILF e va chi i ragazzetti giovani, no? Con Matusalemme, come a te, capito? È inutile che guardi. Allora ho detto, proviamo un po' sto fit check, ma voi vedete che magari mi dice bene, anche perché dopo il fit check se sta giusto Lourdes, non cioè potevamo fare più niente. Allora ho chiappato, ho aperto l'armadio, ho tirato fuori tutte queste chincaglierie, allora fit check davanti allo specchio. Zeppa anni 80, alta, molto alta, che per isolarla ci vuole il super bonus dalla facciata. Vestitino de zia Luisa, vestitino scollo a barca, che più che scollo a barca era una barca tipo Titanic. O gli iceberg incorporati, capito? Trucco per fit check, una cosa leggera che non dà troppo nell'occhio, che la sera te basta sciacquare con mezza bottiglia di acqua raggia, ci metti poco. Però devo dire che a me non è che poi mi serve tutta sta roba, sto fit check non mi serve, perché a me sui social i toy boy pullulano, mi mandano un sacco di messaggi. Sono andata a leggere l'altro giorno, uno mi ha scritto mamma mia che te farei, un altro mi ha scritto mamma mia quanta roba sei, un altro mi ha scritto mamma mia cosa sei, poi ho visto la foto sua, dico mamma mia che sei, lo dico io, non si poteva guardare, acci tua, ma chi è? Non sperato. Però a onor del vero, questo fit check ha una volta, insomma, ha suscitato quello che io volevo fare. 2 settimane fa mi manda un messaggio un toy boy su Instagram e mi dice: ciao, ascolta, vorrei invitarti, in bel tipo, moro, certi occhioni profondi, vorrei invitarti a cena fuori per dei tacos. Io non mi sono fatta perdere la manata, perché poi dai parti mia si dice dagli de tacos e dagli de punta, va a finire che sta serata ci mette ma a spunta, capito? Mi dice beh. Allora io ho fatto, va bene, un gentiluomo, signora, un gentiluomo, è arrivato sotto al palazzo di casa all'appuntamento, mi ha aperto il portone, siamo arrivati alla macchina, mi ha aperto lo sportello, siamo arrivati al ristorante, mi ha aperto la porta del ristorante, si vede che era abituato ad aprire, capito? Dentro al ristorante mi ha spostata la sedia, io mi sono seduta e ho cominciato a mangiare. Sono arrivati sti tacos, che il tacos praticamente è come una piadina curva dove dentro ci mettono di tutto, riso, fagioli, cipolle, spezie, pure i gioielli di zia Assunta, tutto meglio. Ah, dopo il sesto tacos e dopo l'ottavo bicchierino di tequila, io sai, un po' euforica, un po' brilla, rilancio, dico, sante, sulla sedia, tipo emorroidi, sai, non te fermi, no? E dico, vabbè, te prende, no? Gli dico, senti,
ti andrebbe di venire da me? Lui mi fa, certo, ma aspettavo, ha consentito. Allora usciamo dal ristorante, se famo due passi a piedi, io gli faccio follow me. Lui mi ha guardato interdetto perché non si aspettava che io ero così porigrotta, capito? In sincerità, sti tacos, siccome io soffro di ernia iatale, ma avevano creato un certo rimbombo di aria, allora io ho camminato 3 metri avanti, tanto lui seguiva il Molotov e ha preso la scia, capito? Così mi seguiva. Siamo arrivati a casa, lui si siede sul divano e io gli dico, aspettami un attimo qui che io vado a dare una sciacquata, una rinfrescata a sto tacos, no? Vado in bagno, mi do una bella spruzzata di profumo un po' dappertutto, mi faccio una bella sgargarozzata di cutlurtorio, che per rimane fresca. Vado in salone, sul divano non ci stava più. Ma vedete che se n'è andato? Però mi sono fatta un giro per casa, sono andata in cucina, non ci stava. Ho sperato, dico, magari già sta piazzato sul letto, apre la porta della camera, non ci stava. Oh, in ultimo sono andata a aprire la porta del bagno e stava in piedi davanti alla lavatrice. Dico, ma ne hai manco sudato? Già vuoi lavare i panni? Dico, aspetta un attimo. Lui mi fa, zitta! Mi prende e mi mette seduta sulla lavatrice, mi guarda e mi fa, che programma mettiamo? Dico, ma come te va? Deve vedere la televisione, dico, sto momento... Io mica avevo capito, parta la lavatrice, carica l'acqua, scarica l'acqua, parta la centrifuga, io non era più, ma siete matti? Non finiva, dico, ma che lavaggio ha messo questo? Oddio, si è ingrippata la lavatrice. A un certo punto, dopo aver consumato, cioè dopo che io ho consumato, perché che arretrati che ho, l'ho consumato, allora andiamo alla porta di casa e io ancora... Lo sta per salutare, lui piazza il piede in mezzo alla porta e mi fa «Ehi, io zitto che sei sveglia al condominio, che già che la lavatrice sei mannati fuori orario!» Mi guarda e mi fa «Avrei voglia di continuare a girare per sempre!» E mette, faccio abbonamento al Tagadà, per sempre. Ma chi gli fa? Ma che sei scemo? Ma state zitto, io ho 52 anni. Per sempre. Ma per chi mi hai preso? Ho chiuso la porta, poraccio. Poi ho guardato lo spioncino, giovane, giovane, c'aveva un'aria da fuori con cucciolotto. Orello, aspettava che gli riaprivo. Sapete perché? Perché pure lui, il cucciolotto, si è accorto che ogni lasciata... è Persia! Valentina! È Persia! Grazie! Marina. Mamma mia! Grazie! È bella, bella, brava! Mamma mia! Grazie! Sì. Senti, ma... mamma mia, in otto sul palco, ma incredibile! Sì, io tra l'altro... Chi so è l'otto, scusa? No, niente. Ah, due, un quattro, dai, vabbè, conta cazzo, bene. Non ci conti. Non ci conti, no. Però no, io ogni tanto vengo a casa tua, ti... Suoni, non suoni. Non ti emozionare. Sono distratto. È distratto, capito? Non sa dove suonare, capito? No. Dicevo, ogni tanto vengo a casa tua, suono, ma tu non mi vedi mai dallo spioncino. Tesoro, te credo, ma metti di tacchi la prossima volta. Ciao. 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 Ciao.